Insomma, è molto complesso capire quel che sta succedendo perché davvero è una rivoluzione democratica, non violenta, di partecipazione unica che non c'è mai stata. Onestamente, qualcuno, anche di noi, insomma, non ci vergogniamo a dirlo, quasi si vergognava in determinati momenti storici a dire all'estero che era italiano. È capitato a diverse persone, no, magari alcuni no, è legittimo e vi fa onore, a qualcuno magari è capitato per via di tante cose che succedevano nel nostro paese. Oggi andare all'estero e dire che siamo italiani, magari anche in paesi dove si stanno vivendo delle difficoltà simili, io ho molti amici in Portogallo, in Spagna, è un orgoglio sentirsi italiani. Io mi sento molto orgoglioso di essere italiano perché soltanto in Italia poteva. Estrema difficoltà, mi piace, ci tengo molto a dirlo, l'ho detto anche fuori, svolandomi, e insomma, mi fa piacere dirlo qui a Palermo, in un momento di estrema difficoltà, a parte il gruppo di Palermo è eccellente, quindi complimenti ai meetup di Palermo che hanno prodotto portavoce come la Gabriella Fiore. In un momento di estrema difficoltà come gruppo all'inizio ha preso un po' le redini il capogruppo Riccardo Nuti, e se non ci fosse stato Riccardo Nuti, io sono convinto che serate così importanti come stasera non avrebbero avuto luogo. Lo sappiamo, io questa cosa l'ho già raccontata, però forse non a Palermo. Durante le primarie del PD, per farvi capire un po' com'è il palazzo, durante i giorni delle primarie del PD, non so se vi ricordate gli scandali delle tessere false, tipo De Luca, 20.000, 30.000. Io amo molto prendere in giro, anche utilizzare la burla con il potere, perché burlarsi del potere, prenderlo in giro, consente di umanizzarlo. E se tu umanizzi un fenomeno, capisci che può finire un fenomeno, che gli esseri umani hanno un inizio e una fine. Anche l'impero romano, lo dicevamo prima, ha un inizio e una fine. Così anche Brunetta aveva un inizio. Non sono i tempi, no? Chiaro, no? Forse Berlusconi, sì, Berlusconi, forse l'impero formalina. E quindi utilizzo molto l'arma dell'ironia, li prendo in giro, alle volte Gaspari non capisce che lo sto prendendo in giro, per provare a umanizzarli, oltretutto anche per liberarci ogni tanto di tensioni. Durante i giorni delle elezioni, per fare capire che è il Parlamento italiano, durante i giorni delle primarie del PD sono andato a parlare, se non sbaglio era Nardella, questo nuovo renziano, comunque ero renziano, mi pare fosse Nardella. E come battuta gli ho detto, avete tesserato mio nonno nel PD, è morto nell'87. E lui mi ha risposto, veramente? Per lui era plausibile che il PD tesserasse i morti. E io ho detto, guarda Nardella, stavo scherzando, era una battuta. Ah, una battuta. Allora, questo è il livello del Parlamento. Ogni tanto è pure bello farsi una risata alle 11:30 di sera, di domenica, a Palermo, non in campagna elettorale. C'è una roba unica. Soprattutto ai giovani che ne vedo tanti, proveranno sempre più a ostacolarci, a mettere anche in discussione alcune cose, un po' i mezzi di comunicazione, anche ad anestetizzarci, un po' stata questa un po' la mossa. Io ho vissuto molto in America Latina e notavo che tutti i quotidiani e i mezzi di comunicazione per distrarre le persone, per fargli perdere la voglia di combattere, di attivarsi, utilizzavano il sistema delle tette, dello sport e del sangue, classico, classico, uno schema preciso, belle donne nei giornali, sangue, ovvero morti, ammazzati, i paramilitari, le teste mozzate e poi lo sport, così uno pensa allo sport e non si interessa di politica. Questo è uno schema che c'è anche in molti giornali italiani. Non parlo magari dei quotidiani, anche se il gossip lo fanno moltissimo anche i quotidiani. Ecco, questi sono tutti i mezzucci dei cani da guardia di questo potere, che sono essenzialmente i mezzi di comunicazione. Non che tutti i giornalisti non siano bravi, ci sono ottimi giornalisti, tanti giornalisti ottimi in Italia hanno anche perso la vita, penso Siani, per esempio, in Campano. E la logica è appunto quella di distrarci. Ora, votate chi vi pare, magari qua qualcuno c'è, qualcuno che crede, ma nel PD di Renzi è legittimo, crede ancora in Berlusconi, non c'è nessun problema, ognuno ha la sua idea e tutti vanno rispettati, tutti, assolutamente. Però quel che dobbiamo fare è interessarci appunto alla vita politica essenzialmente, riuscire a mettere in discussione tante cose. Vi volevo solamente parlare, poi concludo, di
di quel che il presidente Correa, un presidente ecuadoriano, ha fatto in Ecuador. È un presidente con il quale, tra l'altro, io personalmente, insieme alla Commissione Affari Esteri, siamo in contatto, lo andremo a trovare presto, abbiamo contatti con il Ministro degli Esteri, e loro ci scrivono: resistete, andate avanti, anche a noi ci dicevano populisti, demagoghi. Me lo dicevano pure al presidente Correa, populista. E poi hanno vinto le elezioni e poco a poco stanno cambiando l'Ecuador, un paese che era in mano al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, agli Stati Uniti che controllavano le produzioni, che inserivano coltivazioni transgeniche, che vendevano a prezzi bassissimi delle derrate di mais, che producevano a prezzi bassi appunto grazie a un finanziamento statale nel Midwest, per cui i contadini ecuadoriani erano costretti a abbassare i prezzi. Cioè, gli Stati Uniti controllavano paesi latinoamericani, in questo caso l'Ecuador, fino a che un uomo laureato ad Harvard, tra l'altro, non un bolscevico come il presidente Correa, ma anche un ipercattolico, per certi versi io neanche lo sono d'accordo con lui su alcune questioni, ha deciso appunto di lavorare nell'ottica di quella che lui chiama rivoluzione ciudadana. C'è qualcosa, non come il Movimento 5 Stelle, che è proprio orizzontale, però qualcosa di simile, cioè il potere ai cittadini, delle consultazioni su ogni questione, e ha sentenziato il debito pubblico, che era molto alto in Ecuador, non in livelli in Italia, come immorale, in quanto contratto da classi dirigenti corrotte che c'erano state precedentemente a lui. In pratica è quello che c'è in Italia, cioè il debito pubblico che ha sforato ampiamente 2.000 miliardi di euro, non l'abbiamo fatto noi, c'è stato nel corso degli anni, in particolare poi ha avuto una impennata durante gli anni craxiani, della Milano da bere, durante Berlusconi, e poi continuiamo con questi interessi sul debito folli che neanche riusciamo del tutto a pagare, ad ampliare ogni anno il debito pubblico, ed è una spirale senza fine. Ecco, in questo senso le elezioni europee sono fondamentali perché come cittadini dobbiamo tornare ad essere sovrani, che è il concetto basilare. La parola sovranità è la parola forse cardine insieme al controllo popolare del potere del Movimento 5 Stelle. Andare in Europa a battere i pugni, utilizzare anche l'arma del ricatto lì, se ci pensate. Occhio che o congeliamo gli interessi, o troviamo degli Eurobond, o cancelliamo, modifichiamo questi trattati, o usciamo dall'euro. Questo non significa per forza uscire, no? L'arma del ricatto. Quando un cravattaro, a Roma si chiama cravattaro, cioè uno strozzino, viene a chiedermi dei soldi perché io ho un debito con lui, io non ce li ho, gli dico: guarda, aiutami, che li posso pagare, come dire, a rate, oppure facciamo solamente la metà. Una banca europea, Non ho capito. non la BCE, i popoli europei. Assolutamente sì. Cioè, in realtà partiamo dalla banca nazionalizzata, partiamo dalla banca italiana, che già questo è il problema. E aspettate, fatemi finire, no? E poi ci va poi di incontrare e parlare magari dopo il Aspetta, fammi un po' pure. Però non ho concluso il discorso, poi magari parli, perché sennò diciamo, uno si perde un po'. Il concetto è che andare in Europa appunto e ridiscutere e utilizzare anche l'arma e ricattarli, cioè utilizzando la sovranità popolare, è molto importante per ottenere dei risultati. Lo stesso identico esempio che faceva prima Luigi, che spesso facciamo in Parlamento, cioè ci dai questo, oppure occhio che non facciamo quest'altro. La stessa cosa dovrà avvenire in Europa, e questa partecipazione appunto di sabato, di domenica sera alle 11:15 ormai, qui a Palermo, ci deve far ben sperare, non si era mai vista una partecipazione del genere. Al di là poi di quello, ognuno può votare, ribadisco, quello che vuole, io vi consiglio sempre di informarvi il più possibile. Io sono convinto che se ognuno di voi fosse, si trasformasse in una mosca, e entrasse un giorno in Parlamento e guardasse poi che succede, il Movimento 5 Stelle prenderebbe il 99%. Sono convinto di questo. Sono certo. Oggi nel 2014 si comincia a parlare di destra, sinistra, marxismo, capitalismo, insomma è un po' obsoleto, è anacronistico. Non credo che una legge sul conflitto di interessi sia di destra o di sinistra. Cioè, in Francia sta anche una costituzione francese e nessun governo, né di centrodestra né di centrosinistra, anche se anche in Francia sono molto simili, ha mai pensato di toccarla. Non volere dei corrotti in Parlamento è logico, lo dicevo anche in TV, un bidello può. Non deve essere diciamo, condannato, mentre invece un condannato può legiferare. Oggi un condannato, anzi un patteggiatore di tangenti come Scaroni, è l'attuale amministratore delegato dell'ENI e aveva patteggiato delle tangenti quando era amministratore delegato dell'ENEL, delle tangenti al Partito Socialista, e guadagna 6 milioni di euro all'anno. E poi non ci stupiamo se l'ENI, che è comunque un asset al cuore italiano, corrompe governi africani per piazzare le loro marchette e poi tribunali internazionali. Perché in